Raddoppio della Ragusana tra luce e ombra, la procedura straordinaria commissariale. Raddoppio della Ragusana tra luce e ombra, la procedura straordinaria commissariale per la filia CGL territoriale di Siracusa. Il percorso sgombra il campo dal dubbio trentennale insorto a proposito della strategicità dell'opera, ma pone inquietanti quesiti su alcune questioni emerse dalla illustrazione del progetto. Si è tenuta a Catania la riunione tra il commissario straordinario Musumeci, il direttore di ANAS Sicilia Celia e le federazioni sindacali di categoria. Presentato il cronoprogramma del cosiddetto raddoppio della Ragusana che attraverserà la provincia di Siracusa per circa il 60% delle opere. Il presidente Musumeci ci ha informati che la regione Sicilia conta di approvare il progetto esecutivo, superate le ultime prescrizioni, entro il 31 dicembre, per poi lanciare la gara e consegnare i lavori entro e non oltre giugno-luglio 2022. Ecco il primo punto determinante. Si riuscirà ad avere gli ultimi pareri in tempo utile entro il 2021? E da qui le prime ombre sulla velocizzazione dell'iter autorizzativo che riguarda alcune prescrizioni tecniche, tra cui quelle delle autorità di bacino e dell'ARPA, che potrebbero non arrivare così a breve. La delibera CIPE 1/2020 ha approvato in data 17 marzo 2020 il progetto definitivo anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, subordinando l'approvazione del progetto esecutivo all'ottemperanza di 117 prescrizioni e 11 raccomandazioni rispetto al progetto definitivo. E a fronte dei costi dell'opera, ecco la seconda grande criticità. Lo Stato deve tirare fuori un quarto delle somme rimanenti per completare il finanziamento necessario per avviare il bando. Abbiamo chiesto al Presidente della Regione di passare dalle parole ai fatti e di convocarci non appena il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti aggiungerà il tassello mancante. Quello che a noi è sembrato un ostacolo imponente viene considerato un fatto assolutamente superabile in tempi brevi, vista la strategicità dell'opera. Insomma, sul raddoppio della Ragusana entriamo in una fase delicatissima e decisiva. Non vediamo ancora la luce, ci aspettiamo una informazione costante, perché la gente si è scocciata di annunci e strisce tricolori per l'inaugurazione tristemente riposta nel cassetto.